Buongiorno, stamattina abbiamo un pochino una faccia da rinco. Sto andando veramente a prendere mia mamma, che dobbiamo andare a portare Christian a fare la visita di controllo per quanto riguarda l'intervento che fece. Oggi è mercoledì, è passata giusto una settimana dal quando si è fatto appunto questa piccola operazione. E niente, io non mi sono neanche truccata perché sinceramente non ne ho proprio voglia, non ne avevo proprio voglia. Comunque sono le 7:25, volevo partire prima proprio per non trovare, perché comunque dobbiamo arrivare a Salerno e prendere l'autostrada e tutto. Volevo partire prima, ma non ce l'abbiamo fatta. Stamattina abbiamo avuto un ospite non gradito, non gradito in casa, ecco, appunto, il piccione. È entrato questo piccione dentro casa, dalla finestra, per fortuna che c'era anche mio marito, ecco, con la scuola. Abbiamo perso, ecco, appunto, tempo anche per questo. E vabbè, niente, ora vado a prendere mia mamma. Vedo di arrivare lì oramai per le 8:30, sicuramente. Volevo appunto partire prima perché mo sicuramente quando entriamo dobbiamo fare la fila per il parcheggio, poi dobbiamo andare sopra e ci stanno comunque altre visite che quel giorno fecero, appunto, le operazioni. E quindi mia mamma non abita proprio vicina vicina. Questa sarà anche la mia prima volta da sola senza mio marito e con la patente che prendo l'autostrada, perché le altre volte l'ho presa, però appunto avevo il foglio rosa per andare a Roma da mio padre l'anno scorso, e quindi l'ho portata solo diciamo allora, un anno fa, due volte. Però ecco, sull'autostrada dovrebbe essere facile, perché comunque no, però c'è un pochino di ansia. Infatti viene anche mia mamma con me, non vado da sola, tutti e due i bimbi qua non li ho mandati a scuola, perché vabbè, Christian deve fare il controllo, mentre Vincenzo non l'ho mandato, dopo mi fermo a mangiare da mia mamma. Tanto oggi era anche l'ultimo giorno di scuola. Poi se ne parla direttamente mercoledì prossimo, il 19. Vabbè, io finisco qua di arrivare, ce ne vuole ancora parecchio. Mamma, siccome lei ha il bimbi, sta lì, ne ho approfittato che voglio fare il burro di arachidi, quindi mi sono sbucciata già tutte le arachidi che vi ho fatto vedere, ora proviamo a farlo. L'ho presa la ricetta da Fatti in casa da Benedetta e ora proviamo a farlo sperando che viene già buono, che io l'ho fatto, ma è tutta una schifezza. Allora, nel boccale ho messo 500 g di arachidi sgusciate, poi ho messo 2-3 cucchiai di olio di girasole, semi di girasole, poi 2 cucchiaini di zucchero, anche se ci voleva lo zucchero di canna, ci ho messo lo zucchero normale, e un pizzico di sale. Ora lo andiamo a chiudere e mettiamo la velocità, iniziamo con 6 e poi aumentiamo. Eccolo qui il risultato finale, vede? È cremissima, buonissimo. Allora, eccolo qui, ora l'ho messo in un contenitore, che appunto essendo da mia mamma, dopo vado a casa e me lo metto nel barattolino e l'ho conservato in frigorifero con un barattolino appunto chiuso bene per 3 settimane. Lo potete mettere comunque un dolce salato,
Potete mettere sia sul pan carré, ecco dove vi piace, sulle fette biscottate, sui biscotti, insomma, un pochino dappertutto. È stra buonissimo. Vedete pure il dentino che se n'è caduto? No, cioè non si vede. Eccolo qui! E che Cosa c'è? bicciotta ne E c'è la grondona? lumachina, man. Che schifo, ti ha fatto pure la cacca addosso. Non è E come, vero. eccola qua, che schifo, vatti a lavare le mani, Quella è va. perché la sotto è sporca. Vedi che è pulita la Vincia, lumachina. c'è la patatina e il pisellino, vedi un po'. Ah, nel frattempo che aspetto mio marito che torna dal lavoro, mi sono messa questo smalto qui della Kiko, però non vi so dire il numero, appunto perché la carta è dietro la Tolsi, e quindi è un bello smaltino, ecco, a me piace tantissimo, non si vede, vabbè, comunque il colore è questo qui. E vabbè, e nel frattempo, Cristian, che cosa stai facendo? Qua ho messo l'acqua a bollire, ma oramai vabbè. Qua ho preparato già la frittata di patate, in modo tale che domani. No, no, Cristian! In modo tale che mio marito domani se la può portare anche al lavoro, a metà, e metà la mangiamo adesso. E invece qui ho fatto una sorta di ragù velocissimo con carote, un pochino di macinato che mi era rimasto da ieri, delle polpette e la passata di pomodoro. E niente, qui ho l'acqua accesa, però la pentola accesa, non so se si vede, vi faccio vedere, alzo un pochino la fiamma, però appunto, ecco, l'ho messa bassa perché tra poco butto la pasta. E qui mi sono già buttata la pesata la pasta e vado a fare le farfalle. Queste qua le ho presi al nuovo supermercato che c'è qui vicino, Sole 365 si chiama questo supermercato. E vabbè, quindi mo noi aspettiamo mio marito. Ho messo già la tavola, i bimbi come al solito fanno casino. Io non ce la faccio più da stamattina, sono super 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 stressata. Però. Oggi è il giorno dopo di ieri. Ieri non ho finito di terminare il vlog perché poi alla fine, quando mio marito abbiamo mangiato, ecco, non abbiamo fatto nulla di che, siamo stati a casa. Abbiamo visto un pochino la TV a letto. E niente, ora ho la stanza sotto solo perché devo fare il letto. La cameretta dei bimbi l'ho già sistemata e sto appunto spolverando. Vedete il coso per spolverare, e la camera dei bimbi appunto l'ho già spolverato, ho fatto i letti e tutto. Ora mi manca la mia camera e poi vabbè, devo pulire ancora i bagni, eccetera. I bimbi sono a casa, è iniziato il magnifico periodo pasquale, appunto delle vacanze di Pasqua, e oggi è giovedì, quindi oggi hanno iniziato le vacanze, è giorno 13 e andranno a scuola il giorno 19, quindi mercoledì. Giovedì prossimo, se non erro, sì, giovedì prossimo comunque rientreranno e niente, poi, anzi no, mercoledì, no, giovedì rientreranno, fanno giovedì e venerdì, poi dopo di nuovo ponte del 25 aprile, io amo queste scuole, guardate, ponte del 25 aprile e poi andranno a scuola e poi un mesetto e sarà finita e io già so che me la vedo dietro nera. No, veramente, a parte gli scherzi, ieri ero veramente esaurita, cioè non sono stati fermi 5 minuti sull'autostrada, un casino. Fortuna che c'era anche mia mamma, ecco. A casa di mia mamma stessa cosa, a casa, cioè ieri proprio che litigavano, io urlavo. Stamattina sembrava da meglio, cioè, per ora stanno giocando, stanno in cameretta. E niente, vabbè, io finisco di fare i servizi. Oggi a pranzo faccio pasta e ceci per primo.
Per secondo penso di non fare niente, magari gli do soltanto la frutta o la mela, la banana, ecco, quello che vogliono mangiare, quello mangiano. E vabbè, io finisco a fare i miei servizi. E ieri mi sono dimenticata di aggiornarvi per quanto riguarda appunto la visita che sono andata a fare a Christian. Allora, nel frattempo finisco di spolverare, altrimenti non finisco mai. Comunque tutto bene, il dottore l'ha visitato, lo stesso dottore che appunto che l'ha operato. Va tutto bene, appunto non dobbiamo neanche più mettere la cremina. Ha detto sì, signori. Io ho detto, dottore, vedete, perché me la segno 3 volte al giorno. Disse, dottore, vedete che ormai la sto mettendo 1 volta al giorno. Disse, sì, signora, cioè potete anche evitare assolutamente. Oramai sta bene, il pisellino è guarito e tutto. Ha soltanto giustamente ancora l'ematoma, però sta benissimo. Ma anche già da quando stavamo appunto nell'ospedale, già il pomeriggio lui andava avanti e indietro. Ecco, ogni tanto gli faceva male, sì, però stava benissimo. Vabbè, io vedete, sto spolverando. Vi ho voluto fare un attimo questo piccolo aggiornamento e nulla di che. Mentre spolveravo, stavo guardando, a parte la mia pancia che vi ho fatto vedere, oggi sono 33 settimane più uno, a parte la pancia che mi sto facendo le foto settimana per settimana, ecco, però non sempre con gli stessi stili, appunto come mi trovo. Stavo notando il mio volto, io ho sempre sofferto sì di lentiggini, però lo vedo proprio completamente, bravo, lo vedo proprio completamente riempito di lentiggini, molto molto peggio di prima. Spero sia un effetto della gravidanza, spero che poi se ne vadano, perché altrimenti sono troppe lentiggini. Comunque, non so, magari le facce macchiate in gravidanza sono così, io con loro non l'ho mai avuta. Però ora mi sto rendendo conto, guardandomi allo specchio mentre spolveravo, che praticamente sono proprio tante, 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 tante in più. Speriamo che si, appunto, si tolgano, perché non è che mi piacciono molto, eh. Anche se appunto io le ho già le lentiggini, ecco, ce l'ho qui sul naso e qui. Però ora sono uscite praticamente dappertutto, sono uscite qui, qua, cioè dappertutto. Vabbè, anche se appunto ho i riflessi rossi anche in testa, però non è che sono proprio rossa, rossa, rossa. Però vengo da una famiglia che appunto abbiamo questa, siamo un pochino sul rossiccio, appunto abbiamo le lentiggini. Mentre faccio i miei servizi, e quindi sto messo a fare le lavatrici, ho steso le lavatrici, devo finire di pulire il bagno appunto dove la lavanderia. Questo qui è il mio spuntino, una fetta di pancarello riscaldata in padella, vedete? E sopra ci ho messo appunto il burro di arachidi che vi ho fatto vedere ieri, che ho fatto da mia mamma con il Bimby, ed è praticamente buonissimo. Buono, buono, buono. La stessa merenda l'ho fatta anche ai Bimby. Cristian, che sentite, stanno facendo gli scemi. E niente, mangiamo. Buono, 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 buono.